potrebbe essere discussa in Consiglio regionale nel prossimo mese di marzo la proposta di legge regionale sull'integrazione delle aziende ospedaliere di Catanzaro. A spingere perché la macchina si mette in moto il Consiglio Comunale del Capoluogo, che a tale scopo ha promosso un incontro con i consiglieri regionali Arturo Bova, Baldo Esposito, Claudio Parente e Domenico Tallini. Sbloccare questi finanziamenti è la prima cosa che faremo se dovesse essere approvata la legge, dei 320 milioni, capire come utilizzare l'accordo di programma per eventualmente sbloccarli, e poi ci sarà un impegno forte da parte del Consiglio Comunale a decidere le sedi logistiche, soprattutto della Casa della Salute del nuovo ospedale, perché il raddoppio del CACCIO è all'interno di quell'area, e poi definire entro 90 giorni il protocollo d'intesa tra Università e Regione, perché quello sarà la parte più importante subito dopo la legge regionale. C'è qualcuno che diceva di inserire il protocollo già nella legge regionale, questo significa voler perdere tempo, perché si rimetterebbe tutto in discussione nuovamente e noi credo non ce lo possiamo permettere. Quindi oggi questa, diciamo, riunione tra la commissione del comune e i consiglieri regionali della provincia di Catanzaro è un momento importante per definire questa situazione una volta per tutte e soprattutto sollecitarli affinché si realizzi presto questa seduta di Consiglio regionale. Mi auguro comunque che questi soldi vengano investiti in un'integrazione che riguarderà una Casa della Salute e non un doppio ospedale pugliese, togliendo a Catanzaro nell'area centrale un ospedale che, come sappiamo tutti, è il polmone della città. Quindi togliendo questo ospedale verrebbe meno quello che è anche l'economia di un'intera città. Abbiamo accelerato ogni procedura in commissione e siamo pronti per far approdare il testo in aula, speriamo già ai primi di marzo. Poi sarà l'Assemblea, insomma, valutare la decisione finale, però io credo che non ci siano alternative e soprattutto che non ci siano dubbi, almeno per quanto riguarda la maggioranza consiliare.